Ciao da Avsim. Ieri 22 aprile, fumata nera da parte del governo. Non ci sono ancora date ufficiali per la ripresa del calcio. Non c'è una data per la ripresa degli allenamenti e di conseguenza non c'è una data per la ripresa delle attività agonistiche e quindi della competizione principale, la Serie A, e a cascata anche per quanto riguarda la Coppa Italia. Poteva essere ieri giornata di riunione appunto tra vertici, vertice dello sport a livello governativo e vertice dello sport a livello del mondo del calcio, la giornata decisiva per fissare appunto una data di ripartenza, quantomeno degli allenamenti collettivi. Si era parlato tanto di questo 4 maggio, lunedì, non della prossima settimana ma di quella successiva, che avrebbe consentito di arrivare nel giro di 2 o 3 settimane ad una riatletizzazione completa, anche comprendendo allenamenti collettivi, per poi ricominciare con il campionato tra fine maggio e inizio giugno, cioè praticamente tra un mese. A questo punto pare scontato che non ricomincerà la Serie A prima di giugno inoltrato, perché non è possibile ricominciare con le date che si auspicavano nel momento in cui non ci sono certezze sulla ripartenza degli allenamenti. Ripeto, c'è bisogno comunque di quelle 3-4 settimane di allenamenti, visto che tra l'altro saranno graduali, prima individuali, poi a piccoli gruppi e poi solo infine collettivi, altrimenti non si può tornare in campo. Il problema è che ci sono delle deadline, il problema è che ci sono delle date, dei tempi molto ristretti. Allora, questo immobilismo, questa mancanza di decisione, questa indecisione da parte del governo, da parte del ministro dello sport Spadafora, non fa che complicare la situazione. Sarebbe forse stato meglio dire non se ne fa nulla, mettetevi l'anima in pace, per tutto maggio e tutto giugno non si gioca, forse a luglio ne riparliamo. Invece così rimaniamo in una situazione assolutamente sospesa, in bilico, senza nessun tipo di certezza. E ci sono dei nodi giuridici molto importanti di cui parlo tra poco, ma soprattutto il punto sono le date, perché per completare la stagione entro il 2 di agosto, data sostanzialmente fissata dalla UEFA, perché poi il 3 di agosto le varie leghe nazionali devono comunicare quali sono le squadre qualificate per le competizioni UEFA della prossima stagione, è necessario dare il fischio d'inizio alla nuova Serie A 19-20, cioè la seconda parte di stagione, entro il 14 di giugno. Se non si comincia per metà giugno non ce la si fa a completare le 124 partite di Serie A più 3 di Coppa Italia. Volendo escludere le 3 di Coppa Italia si vanno a risparmiare forse 2 o 3 giorni, comunque per farne 124 si deve partire per metà giugno, il che significa che per metà, massimo fine maggio, ma nel senso 18-20 maggio, bisogna ricominciare con gli allenamenti. Il punto è che quello che trapela al momento è che ci si riaggiornerà, perché questo è quello che ha detto Spadafora, ne parlerò con il governo, valuteremo, ma purtroppo potrebbe essere troppo tardi. Ci si potrebbe riaggiornare quando sarà troppo tardi, cioè già il 12, il 10 di maggio, insomma molto in là, una settimana dopo il fatidico 4 di maggio in cui dovevano ripartire gli allenamenti, e potrebbe essere appunto troppo tardi per riuscire a ricalendarizzare il tutto. Questo comporterebbe tra l'altro una grossa difficoltà per tutto il movimento del calcio. Parliamo anche di questo prima di affrontare quelli che sono i nodi giuridici, e cioè chiaramente si vanno a bruciare un sacco di soldi. Questo ormai pare che lo abbiamo capito, pare che lo abbiano capito un po' tutti quanti. Nel calcio lavorano 250.000 persone all'incirca, poi ci sono anche quelli dell'indotto probabilmente che sono al di fuori, quindi quelli che non lavorano direttamente alle dipendenze del sistema calcio ma che lavorano anche grazie a tutto quel volume di affari che viene generato dall'industria del calcio. Inoltre c'è 1 miliardo di euro di contribuzione fiscale all'anno, 5 miliardi di euro di business in generale, cioè sono tantissimi soldi, e si andrebbero a bruciare soprattutto i soldi dei diritti TV. Sky ha chiesto uno sconto importante di almeno circa 120 milioni se si dovesse tornare a giocare, quantomeno da spalmare sulla prossima stagione, sulle rate dei diritti TV della prossima stagione. Lega Serie A per il momento ha detto no, e ha detto sì con l'assemblea all'unanimità alla ripartenza, proprio per evitare di dare fondamento e di dare concretezza e sostegno alle richieste, alle pretese dei broadcasters. Ma se non si dovesse tornare a giocare si rischia veramente di bruciare ricavi, soldi tra i 220 e i 440
milioni di euro. Cifre insostenibili, insopportabili per tutto il sistema. Significherebbe quasi il default del calcio, e lì non si tratta più di date su quando poter ripartire o meno, si tratta veramente di rifondare tutto, si tratta di riscrivere tutto, si tratta di ripensare, rinegoziare tutti gli accordi, tutti i contratti con la UEFA, tra l'altro, che oggi andrà a decidere a livello globale quelle che saranno appunto le tempistiche, con ulteriore dettaglio anche per quanto riguarda la chiusura della stagione e lo slittamento della deadline del 30 giugno. Ma a parte questo, veramente ci sono in ballo tantissimi interessi, tantissimi soldi che alla fine sono a beneficio di tutta la collettività, perché 1 miliardo di euro di contribuzione fiscale, ma dove lo recuperi? Dove lo riprende lo Stato italiano? E non è soltanto quanto pagano di tasse le società come la Juventus e gli altri club, ma tutto quello che si genera a livello di PIL, di compartecipazione al PIL, di percentuali di PIL da parte del sistema calcio e di tutto quello che ne consegue: televisioni, trasporti, ovviamente strutture ricettizie come alberghi, tutta una serie di attività collaterali che in questo momento neanche riusciamo a comprendere, ad immaginare, ma che ci sono e che guadagnano attraverso il calcio, vivono grazie al calcio. Quindi bisogna assolutamente tenere conto di questo, e questo immobilismo rischia veramente di distruggere tutto solo per una questione di indecisione, solo per non essersi assunti le giuste responsabilità a tempo debito. E questo potrebbe essere davvero inaccettabile, molto peggio che decidere di chiudere tutto quando non ce ne sono realmente le necessità. Cioè, magari si può giocare, ma si decide comunque precauzionalmente di non giocare. Sarebbe meglio quello piuttosto che far aspettare ancora, far passare del tempo, rimanendo poi sostanzialmente inermi quando sarebbe invece necessario decidere, e quindi quando ormai sarà troppo tardi. In tutto questo, quali sono appunto i nodi giuridici molto importanti che portano davvero ad aumentare il rischio che il calcio non riprenda? I club in questo momento stanno chiedendo garanzie, questo è il primo punto. Garanzie di che tipo? Il governo ovviamente imporrà, sta già pensando di imporre alla ripresa, tutta una serie di precauzioni che devono essere prese. Precauzioni che, stando a quello che dice per esempio Galliani, non che mi interessi molto come la pensa Galliani, ma in Serie C e in Serie D sono molto difficili da attuare. Cioè, un piano di ripresa troppo dispendioso, che può andare bene per la Serie A ed è comunque costoso, ma per le serie inferiori diventa impraticabile. E appunto tutti questi costi, tutte queste precauzioni, sanificazione delle strutture, tutta una serie di strumentazione sanitaria come appunto disinfettanti, guanti, mascherine e anche una serie di accorgimenti logistici da installare e da attuare, costano e ricadono ovviamente sui club, che sono disposti a fare questo passo, sono disposti ad attuare tutta una serie di misure e ad attivarsi, ma chiedono in cambio la garanzia che si possa giocare, perché se il club comincia a mettere in campo tutte queste precauzioni e ad attivarle, ma si riprendono solo gli allenamenti e poi non si va a giocare, oppure non si riprendono gli allenamenti, e diventa veramente una spesa inutile, ulteriore rispetto ai costi che stanno crescendo e ai ricavi che stanno calando. Ma d'altra parte il governo non è in grado in questo momento di dare garanzie, o per incapacità, o per incapacità mista ad una situazione ingestibile, oppure perché c'è veramente qualcosa di imponderabile e di più grande di tutti noi. Fatto sta che il governo non è in grado di dire al calcio: se investi in tutto quello che devi attuare come precauzioni, si riparte. E non è neanche in grado di dire: si può ripartire anche a prescindere dalle precauzioni che vai ad attuare. Cioè, si chiede in questo momento ai club di calcio, alle società di calcio, di fare qualcosa che potrebbe essere inutile. E questo è un primo nodo giuridico, poi ce n'è un altro. Se si riprendono gli allenamenti, ma poi per un motivo o per un altro non si riesce a ricominciare la stagione, come facciamo con gli stipendi? Dobbiamo tornare a negoziarli? Dobbiamo pagarli da capo solo per una quota? Come si fa? Ma il nodo più importante probabilmente riguarda le responsabilità, anche penali, su chi ricadrebbero nel caso di casi positivi post ripresa. Perché questo si è già detto: nel momento in cui si è smesso di giocare, anche per il rischio di positività, quel rischio era sostanzialmente causa di forza maggiore ed era assolutamente imponderabile, anzi precisamente caso fortuito, non attribuibile a nessuno. Mentre adesso si ha la consapevolezza che ci sia questo rischio, per cui se le società accettano di far giocare i propri tesserati, significa che stanno accettando di assumersi questo rischio, di esporli a questo rischio. E parliamo di calciatori, ma parliamo anche di tutti gli staff. Questa responsabilità non se la vuole prendere nessuno, almeno per quello che succede in Italia.
Sì, perché invece all'estero di date ce ne sono. Sappiamo che la Bundesliga dovrebbe partire il 9 di maggio. Stanno facendo di tutto per partire il 9 maggio. Mentre in Premier League si dovrebbe cominciare il 13 di giugno e nella Liga la data di ripartenza dovrebbe essere una settimana prima, il 6 giugno. Comunque tutte le altre leghe principali dovrebbero iniziare tra allenamenti e partite nel mese di maggio. Ora, se loro sono stati in grado di stilare un nuovo calendario, significa che sono stati in grado anche di approntare un piano, un programma con delle misure ben precise che hanno soddisfatto tutti. Perché in Italia non ci si riesce? Perché non possiamo a questo punto copiare come fanno loro? Come si fa in Germania? Bene, facciamo uguale. Come si fa in Inghilterra? Facciamo uguale. La stessa cosa per la Spagna. Oppure possiamo addirittura, e su questo saremmo avvantaggiati, copiare un po' da una parte e un po' da un'altra, facendo praticamente andando ad attuare il modello perfetto di ripresa del calcio senza difetti, perché prendiamo il meglio dai modelli di attuazione di precauzioni di tutte le altre leghe e di tutti gli altri campionati, tutte le altre nazioni. Noi che ci siamo fermati praticamente per primi, il che è paradossale, potremmo ricominciare per ultimi o non ricominciare affatto. Il tutto, ripeto, non perché si è determinato che non è possibile, ma perché si ha paura di assumersi responsabilità. Come per esempio Damiano Tommasi, che onestamente sta sfociando un po' troppo nel populismo, nel momento in cui dice: noi calciatori siamo disposti. Tommasi, presidente di Assocalciatori, siamo disposti a scendere in campo e anche a sottoporci a tutti i tamponi necessari, purché dopo che la popolazione sia stata messa nelle nostre stesse condizioni. Non vogliamo essere privilegiati, quindi ok ai tamponi solo quando gli stessi tamponi, gli stessi test saranno a disposizione di tutti quanti gli altri. Questo praticamente significa vogliamo ricominciare, ma non vogliamo ricominciare. E soprattutto significa mettersi al di qua di una linea che invece andrebbe superata con una volontà di potenza, che significa fare quello che si sta proponendo di fare, cioè per ogni tampone cui viene sottoposto un calciatore, le società ne acquisteranno 5 per la collettività. Bene, facciamo così. Facciamo così. Questo è anche un modo per dare anche un ulteriore senso e un'ulteriore importanza alla ripartenza del calcio e della Serie A. Perché non si può cercare di fare di più? Perché dobbiamo piangerci addosso quando la situazione è negativa? Proviamo a migliorarla. Quindi non sono assolutamente d'accordo con la prospettiva di Tommasi e spero invece che si faccia molto di più per appunto ricominciare. Ma davvero rischia di saltare tutto per questi nodi giuridici che sono principalmente questi. Ovviamente anche il discorso dei diritti TV c'entra, ma è più la ricaduta economica che si avrebbe sul calcio, mentre da un punto di vista della gestione della situazione la cosa più delicata è la responsabilità su chi ricade nel caso di contagio di giocatori che comunque non dovrebbe fuoriuscire all'esterno del mondo del calcio. Però davvero ci sono delle difficoltà importanti che a questo punto fanno pensare che si rischi davvero di non riprendere il calcio con delle conseguenze nefaste, soprattutto a livello economico, che in questo momento non possiamo neanche immaginare. Ma qualcosa mi suggerisce che poi a piangere saranno anche quelli che adesso stanno dicendo che il calcio non conta nulla. Grazie per la vostra attenzione, fatemi sapere nei commenti come la pensate, mettete like a questo video se vi è piaciuto e naturalmente iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per i prossimi video in cui proverò a tenervi aggiornati. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!